Call Center. Voltiamo pagina e parliamo di pallavolo con la pesante sconfitta di Modena Volley, battuta ieri 3-1 a Taranto nella penultima gara di stagione regolare, quarto posto ormai certo per i gialloblu che si interrogano su un'altra prestazione però molto negativa. Ne abbiamo parlato in questo servizio di Filippo Marelli, sentiamo. Non ci sono alibi, è una cosa di non solo di tecnica ma di gioco di squadra, di testa, di come siamo dentro il campo. Questo dobbiamo esserci sempre, anche se in una giornata non siamo tecnicamente brillanti, perché può succedere. Sapevamo delle difficoltà che avevamo incontrato qua, però non siamo riusciti a soffrire e a saper soffrire durante tutta la partita. Non usa giri di parole il capitano per commentare la sesta sconfitta stagionale della Leu Schussberg in Elmer. Il 3-1 subito a Taranto è difficile da spiegare. Non possono infatti bastare gli alibi dell'assenza di Nimir Abdelaziz, del pesante lavoro fisico che la squadra sta svolgendo in palestra in vista dei playoff, o delle mancanze di motivazioni per migliorare un quarto posto prima del match praticamente cristallizzato ed ora certo. Taranto ha avuto molta più fame di punti e con i tre conquistati ha trovato la salvezza in Superliga. Ora, in attesa di conoscere le esatte condizioni del polso di Nimir e dei suoi tempi di recupero, i gialloblu si preparano a ricevere domenica al Palapanini Padova nell'ultimo di regular season. Poi saranno playoff con Milano sulla strada di Modena nei quarti, ultima occasione per riscattare la stagione. È il nostro last shot, noi dobbiamo dare tutto su questo. Le potenzialità le abbiamo, dobbiamo adesso sfruttarle, ma di più con la testa e col cuore che con qualsiasi altra cosa. Parliamo anche di Formula 1 perché scatta nel fine settimana il Mondiale 2022 sul...